Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando oggi, fratelli e sorelle carissimi, la festa del battesimo del Signore. Bellissima festa che ha vari aspetti da approfondire. Un paio abbiamo già visto nel Vangelo di ieri sera, un altro vorrei approfondirlo con voi oggi. Sono tre i significati di questa festa. Uno, il battesimo di Gesù, per lui personalmente come atto di estrema umiliazione e di condivisione della nostra condizione umana e fragile. L'ho approfondito ieri sera. Gesù che va a fare questo gesto penitenziale come se fosse un uomo qualunque in mezzo ai peccatori, senza paura di confondersi con loro. E questo è il primo aspetto. Il secondo è una nuova manifestazione della divinità di Gesù, che abbiamo già visto domenica scorsa con l'Epifania. Gesù riconosciuto Dio dai magi che lo adorano, qui è proclamato Dio dal Padre in persona: tu sei il mio figlio prediletto, e visibilmente dichiarato padre dallo Spirito Santo, che appunto in forma corporea si posa su di lui. Il terzo aspetto, che è quello che ci coinvolge anche un po' più personalmente, è che, come dicono i padri della Chiesa, entrando nelle acque del Giordano, Gesù ha santificato le acque con cui noi saremmo stati battezzati nel suo nome. Tutti quelli che sono qui, un giorno, anche se non ce lo ricordiamo, se lo ricordano i nostri genitori, siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi capite che in questa festa la Chiesa ci invita anche a riflettere sulla nostra condizione di battezzati, sulla nostra dignità di battezzati e su come stiamo vivendo il sacramento del battesimo. Voi capite che il sacramento del battesimo è quello che fonda la dignità proprio assoluta del cristiano. Capite? Il Papa stesso, diciamo il più grande della gerarchia, per essere un santo Papa deve far funzionare bene il suo battesimo, perché l'essere Papa è una chiamata del Signore, è un ministero, è un ufficio, ma essere un santo Papa dipende dal fatto che lui viva bene il suo battesimo. Molti di voi siete sposati, avete celebrato il sacramento del matrimonio, benissimo, avete delle grazie particolari, ma essere un santo sposo, una santa sposa, un santo padre, una santa madre, dipende se stai vivendo bene il tuo battesimo. Io sono un prete. Essere un santo prete non dipende dal fatto che mi sono state messe le mani in testa e mi è stata data la possibilità di agire in persona a Cristo, cioè di celebrare la messa e di rimettermi i peccati nel nome del Signore. Questa è una cosa che dipende da Gesù. Ma io diventerò un santo prete se funziona bene il mio battesimo nel mio sacerdozio. La Chiesa su questo è molto molto chiara, anche la Costituzione Lumen Gentium mi parla di queste cose che stiamo approfondendo nell'incontro di catechismo degli adulti ormai da 2 anni. Siccome il prossimo è sabato prossimo, mi permetto di invitare ad approfondire, e sabato prossimo approfondiremo proprio, cominceremo a approfondire il tema del fatto che per il sacramento del battesimo siamo tutti chiamati alla santità. Ecco, anche facendo un occhio di riferimento alla lettera, all'esortazione che Papa Francesco proprio l'anno scorso ha scritto sulla santità dei cristiani. Quindi capite che da questo sacramento dipende tutto. Domanda, se possiamo fare un po' di domandine brevi. Quante volte siamo battezzati in tutta la nostra vita? Lo diciamo tra poco, nel credo. Professo un solo battesimo, giusto per le mie chiedi, ci viene battezzato una volta sola. Allora, che cosa succede con il battesimo? Con il battesimo succedono due cose, no? Ci vengono rimessi tutti i peccati. Se c'è un bambino solo il peccato originale, se c'è un adulto il peccato originale e tutti i peccati che ha commesso. E poi ci viene infusa la grazia santificante, le tre virtù teologali, la vita divina. Diventiamo figli di Dio, sapete in che senso? Nel senso che tutti i battezzati dovrebbero assomigliare al figlio di Dio con la F maiuscola, cioè a Gesù, cioè essere altri Gesù sulla terra, vivere come lui. Questo è quello che ci rende oggettivamente il battesimo. Domanda: secondo voi tutti i battezzati li assomigliano a Gesù? Ne conoscete tanti di altri Gesù che sono proprio come lui, che sono proprio, dici, mamma, questo guarda, è così bello che mi sembra proprio un altro Gesù. Sì o no? Ne conoscete tanti? Presentatemene qualcuno, li voglio conoscere prima. Un po' difficile, d'accordo? Ecco. Però sappiamo anche che nella Chiesa ci sono alcuni che diventano santi. E come mai sono diventati santi? Secondo me. A loro il battesimo ha funzionato e a me l'ha funzionato. Che è successo? Allora, brevissimamente, il sacramento del battesimo si riceve una volta sola, giusto?
e serve a due cose: la remissione dei peccati e avere dentro di me la vita divina, giusto? Ora, i padri della Chiesa dicevano: il sacramento del battesimo si riceve una volta sola, ma poi prosegue su altri due sacramenti che rendono continuamente attuali i due effetti del battesimo. Domanda: c'è un sacramento che serve a rimetterci i peccati? O ci sarà, no? Ho detto prima che c'è il Paolo di Spedizio di Confessione, c'è il sacramento della penitenza. E c'è un sacramento che fa crescere la vita di Dio in noi, addirittura ci porta Dio dentro di noi? C'è o no? E stiamo a far qua. C'è l'Eucaristia, no? C'è la messa e la comunione. Ah, e allora quanto funziona il battesimo? Ah, il battesimo origina una volta sola. Se tu rimani battezzato da bambino, poi a Roma si dice ti saluto scuffia, cioè buonanotte, è chiaro che tu hai un dono che è rimasto allo stato originale, potrebbe essere foriero di grandissime grazie, ma non produce quasi nessun effetto. Perché? Perché non è cresciuto, non è stato alimentato. Allora capite l'intelligenza della Chiesa. Facciamo un po' di catechismo ogni tanto di questi tempi. Vi ricordate i cinque precetti generali della Chiesa? Si ricorda più quasi nessuno. I primi due: ascoltare la Santa Messa tutte le domeniche e i giorni festivi, primo precetto generale della Chiesa. Secondo: confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua. Sapete perché i preti, quando andate a confessarvi, se non lo dite voi, vi chiedono da quanto tempo è che non ti confessi? Perché se la risposta fosse non mi confesso da 20 anni, con questa risposta, perdonatemi se sono così brutale, hai già confessato 20 peccati mortali. Perché non confessarsi almeno a Pasqua è sotto pena di peccato grave. In che senso? State attenti, quando c'è un comandamento non è che qualcuno ci prende, qualcuno che è mai venuto a prendere per il collo a casa se non per la messa domenica, è venuto nostro Signore col cappio, ti lega, ti trascina, va a messa, che se no che fa, cioè, nessuno di noi è costretto. Ma quando c'è un comandamento, perché il Signore ti dà una cosa sotto precetto? Perché ti vuole avvertire: se scendi al di sotto di questa soglia minima, la vita della grazia se ne va a fare benedire e metti a repentaglio anche la salvezza della tua anima. Capito? Quindi se tu non arrivi almeno a questo livello minimo, il battesimo purtroppo se non è andato a farsi benedire. Tu continui ad avere il sigillo del battesimo, sei un cristiano ontologicamente, ma non puoi vivere da cristiano, e questo si vedrà poi nella vita che fai. Allora, il minimo qual è? La messa la domenica e i giorni festivi, la confessione e la comunione almeno a Pasqua. Questo è il minimo indispensabile. E poi conoscete, c'era un gioco che si faceva, non vorrei dire, durante le vacanze di Natale, quando ero piccolino, mi faceva un po' di gioia, si chiama minimo e massimo. Il nostro Signore ci tratta così, capite? Perché ti dà il minimo per dirti: guarda che al di sotto del minimo sono problemi. Poi, se vuoi vivere una vita problematica, il nostro Signore rispetta la tua libertà e non ti prende per la collottola, capite? I comandamenti non sono un gioco, è un aiuto per dirti: figlio mio, se esci da questo binario ti permette in un mare di guai. Io poi, se mi tendi la mano, ti tirerò fuori, ma i guai li passi tu, non è che li passa qualcun altro. Poi c'è il massimo, cominciamo a fare un po' di scalette e finiamo l'omelia poi, finita la scaletta finiamo l'omelia, perché così possiamo capire come fare il nostro battesimo. Oltre che andare a messa la domenica e confessarvi una volta all'anno e fare la confessione una volta all'anno, la comunione una volta all'anno, potete fare la comunione un po' più spesso, giusto? Basta che custodisco la vita della grazia. Ora la Chiesa dice: fatti la comunione, fai solo l'esame di coscienza e controlla che non hai commesso qualche peccato mortale, se no, anziché aspettare Pasqua per confessarti, vai a confessarti e ti fai la comunione, e così te la fai più spesso. Ottimo. Se leggete i documenti recenti della Chiesa, la Chiesa vorrebbe, desidererebbe, auspica, augura che tutti i suoi figli, ogni volta che partecipano alla messa, naturalmente festiva, possano fare sempre la comunione, cioè custodiscano la grazia, e se Dio non voglia fosse successo qualche disgrazia, non abbiano difficoltà ad accostarsi anche frequentemente al sacramento della confessione. E andiamo ancora più su. Allora, poi abbiamo fatto i bravi ragazzi: messa tutte le domeniche e tutti i giorni festivi, e comunione tutte le domeniche e tutti i giorni festivi.
si può fare di più, a voglia. Primi 9 venerdì del mese, vado a messa per 9 venerdì del mese consecutivo e faccio un'altra comunione, benissimo. Primi 5 sabati del mese, benissimo. Poi, quando ho un po' di tempo, me ne vado a messa pure qualche altra volta e faccio pure un'altra comunione, benissimo. Poi comincio a intensificare la confessione, mi do una regola, massimo una volta al mese, meglio ancora. Poi vado proprio al massimo, e questo è possibile dai tempi di San Pio X, ormai sono 100 anni che è stato lui a riconsentirlo, vado a messa tutti i giorni e faccio la comunione tutti i giorni. E questo è il massimo, più di questo non si può. Allora capite, cioè, attenzione, però dici, sono arrivato al massimo quindi divento santo, e no, non basta, perché poi come dice Papa Francesco, non basta che tu vada a messa tutti i giorni, perché poi la grazia che ricevi la devi vivere, quindi vivere coerentemente. Non devi andare a messa pensando che con la messa è finito tutto, poi nella vita devi cercare di vivere seguendo Gesù. Il problema è che se tu c'hai tanta grazia, quindi ti confessi, il massimo è messa quotidiana e comunione quotidiana, come diceva Padre Pio, confessione ogni 8 giorni. Questo è il massimo. Più di questo, insomma, diventa un pochino impegnativo, no? Hai però più di così di canali di grazia non ce ne puoi avere. Certo, puoi aspettare la responsabilità della tua vita metterla in pratica, però così diventerà un po' più facile assumere stili e atteggiamenti simili a quelli di Gesù. Come dicevamo ieri sera, Gesù si è aumentato, si è avvicinato a tutti, no? Quindi ha avuto uno stile che va incontro alle persone con amore e con carità. Questo non è facile anche per noi. È chiaro che se abbiamo la vita di Gesù dentro di noi sarà un po' più facile, se non ce l'abbiamo per niente sarà molto difficile o quasi impossibile. Tutto questo chiaramente è affidato alla nostra responsabilità, alla nostra libertà. Che vita viviamo noi? Quella che ci scegliamo di vivere. Quanta grazia ci abbiamo? Quanta scegliamo di avere? Capite? È chiaro che ci sono delle scelte di vita molto molto differenti, molto diversa la vita di chi si riempie di grazia di Dio dalla vita di chi la grazia di Dio la trascura completamente. Questo non c'è niente da fare, capite? Perché come dicevano le nostre nonne, quello che si fa si ritrova e quello che si semina si raccoglie, non solo dopo ma anche adesso. Io non potrei vivere, non ho nessuna difficoltà a dirla, senza la messa quotidiana. Cioè, se il nostro Signore me ne privasse per volontà sua, dovrei dire sia fatta la tua volontà, ma farei un grande sacrificio. Cioè, per me non è un dovere celebrare la messa tutti i giorni, per me è un piacere celebrare la messa tutti i giorni, quasi soffrirei se non lo facessi, capite? Io auguro a tutti quanti, ecco, di arrivare il più possibile a più uniti con Gesù in questo modo, perché il nostro battesimo possa fruttificare in tutte le sue potenzialità, e anche perché io ne sono testimone, ve lo confesso candidamente, si campa molto meglio vicini a Gesù che lontani da Gesù. Certo, questo dipende dalla nostra libertà, la nostra coscienza ascolta queste cose, si confronta con queste cose e poi fa le sue scelte. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti soprattutto su questo argomento così importante e delicato a fare le scelte giuste e quelle che maggiormente giovano al bene nostro, alla salvezza della nostra anima e anche al bene di chi ci sta intorno. Siamo lodati Gesù e Maria.